Eccoci tornati in studio per la seconda parte di Lunedì Sport. Come anticipato, continuiamo a parlare di pallavolo femminile, in questo caso però parliamo di Serie A2 e della finale di Coppa Italia di Serie A2 che ha visto protagonista ancora una volta per la terza volta negli ultimi 4 anni la LPM Banca Alpi Marittime Mondovì. Però purtroppo, come nelle altre occasioni, la squadra monregalese non è riuscita ad alzare la coppa, ha perso ieri nella finale di Rimini contro Macerata per 3-0. Avremmo voluto oggi insomma, avere un'altra trasmissione con ospiti, con tanti ospiti appunto della LPM Ban Mondovì per celebrare un successo che questa società insegue da tanto. Purtroppo invece dobbiamo parlare di un'altra sconfitta, anche se resta l'ottimo percorso e il fatto, il prestigio di aver disputato questa finale. Parliamo però di questa finale in generale della stagione comunque super positiva e ancora con tante cose da giocarsi della LPM Ban Mondovì insieme al direttore sportivo Paolo Borello che è in collegamento con noi. Ciao Paolo, grazie per essere in nostra compagnia questa sera. Grazie naturalmente anche per la disponibilità, per il fatto che Paolo ci mette la faccia in una giornata sicuramente il giorno dopo questa sconfitta, in una giornata no, non facile. Quindi grazie a te, grazie all'ufficio stampa della LPM Ban Mondovì che ha mantenuto l'impegno che ci eravamo presi nonostante sia andata male. Allora Paolo, innanzitutto abbiamo detto 3 finali conquistate di Coppa Italia negli ultimi 4 anni, sono arrivate 3 sconfitte, poi entriamo un po' di più nei dettagli della partita di ieri, una maledizione davvero, insomma, come la vivete questa cosa? So che è ancora calda la cosa, quindi non hai tanta voglia di scherzarci su, però insomma c'è davvero da analizzarla anche in maniera. Insomma, c'è qualcosa sotto, magari, buttandola sul ridere. Ma io credo che ogni stagione è una storia a sé perché cambiano le squadre, cambiano gli attori, cambiano i protagonisti, cambiano gli avversari. Poi sicuramente il fatto che in 4 stagioni per 3 volte arriviamo in finale e una volta in semifinale, comunque, Certo. sicuramente dietro c'è un percorso c'è un lavoro perché in finale arrivano soltanto 2 squadre, tutte le altre sono a casa sul divano che le guardano mentre soltanto 2 le giocano. Certo che nel momento in cui uno arriva in finale non è che va lì per solo, è già contento di partecipare. Le finali si devono cercare di vincere e noi tutte e tre le abbiamo giocate per vincere e Certo. tutte e tre invece non ci siamo riusciti. Però credo che in questa cosa associare una stagione con l'altra sia una cosa un po' forzata, no? Nel senso che voglio dire, ogni anno è una storia a sé e sicuramente l'LPM è arrivata con 3 percorsi completamente diversi, con 3 situazioni diverse, ma credo che per cogliere il bicchiere mezzo pieno, ammesso che sia mezzo, resta il percorso che ci ha portato a giocare la Assolutamente. finale. Poi è chiaro che c'è tanta amarezza, c'è tanta delusione in tutte, soprattutto l'amarezza di non essere stati capaci di fare quello che siamo capaci di fare, perché invece di giocare come una squadra che è prima in classifica con 47 punti, ci è mancato quella spavalderia che secondo me dobbiamo avere, perché se siamo primi a 47 punti, nessuno ci ha regalato nulla, ci siamo conquistati tutto sul campo e quella partita non l'abbiamo giocata come i primi che hanno 47 punti, perché siamo andati in difficoltà dopo il primo set che abbiamo giocato anche bene, secondo me, e non abbiamo reagito da quello come dovevamo fare. Questo io credo sia l'analisi che posso fare con il sangue ancora caldo che sgorga, Certo. però questo è quello che posso dire. Assolutamente. Guarda Paolo, poi hai fatto bene ad anticipare il fatto, l'orgoglio di un percorso che insomma avete fatto una cosa enorme in 3 stagioni, negli ultimi 4 anni, 3 volte, hai sottolineato tu. L'unica volta che, tra virgolette, non ci siete arrivati in finale, vi siete fermati in semifinale, ma 3 volte la finale, quindi hai fatto benissimo a sottolinearlo, ma ci arriviamo dopo, ci sarei arrivato dopo perché davvero c'è da sottolineare questa cosa.
cose ed è giusto distinguere tra una stagione e l'altra. Analizzando nello specifico la partita di ieri, tu hai iniziato già a farlo, un 3-0 con i parziali di 25 a 23, 25 a 20 e 25 a 23. Ecco, proprio immagino che il rammarico più grande sia su quel primo set che poteva indirizzare ovviamente la partita in maniera differente perché andare 1-0 o finire sotto 1-0 cambia completamente le prospettive, soprattutto di una finale. Un primo set in cui siete stati per larghi tratti in vantaggio, siete stati raggiunti, poi si è arrivati punto a punto, però vi siete trovati addirittura sul 23 a 21, che non significa aver vinto il set, però nella maggior parte dei casi significa aver messo una seria ipoteca. C'è tanto rammarico su quel primo set e cosa è successo su quel punteggio lì? Perché poi c'è stato un parziale di 4 punti di seguito di Macerata che ha chiuso il set. Ma sicuramente nel primo parziale abbiamo fatto bene, siamo stati anche in vantaggio di 4-5 punti e credo che forse non siamo mai stati sotto nemmeno di un punto, per cui l'unica volta che siamo stati sotto è stato il punto finale del set. Sicuramente sul 23-21, poi sicuramente gli errori nostri sono a stretto contatto col merito degli altri, che hanno Certo. fatto veramente delle difese, secondo Sì. me ci hanno surclassato nella fase difensiva, dove, non so, se non sbaglio, anche sul 23-21 qualcosa, hanno preso una schiacciata in diagonale di Tanase nei 3 metri con un braccio solo, l'hanno tirata su, l'hanno rigiocata e poi fanno punto, mentre noi non siamo stati lucidi a giocare quelle situazioni. E che poi abbiamo pagato a caro prezzo, però il rammarico del primo set io non ce l'ho, nel senso che è chiaro che è meglio vincerlo che perderlo, però dopo bisogna giocare da una squadra che ha 47 punti e non giocare come se noi fossimo gli outsider. Noi eravamo sicuramente la squadra da battere perché Certo. la classifica del campionato è quella che consente alle squadre di partecipare alla Coppa Italia. La Coppa Italia di Serie A2 avviene per merito e per classifica, per cui partecipano alla Coppa Italia le migliori squadre della regular season. Certo. Quindi, Chiarissimo, ma questo. su questo punto, insomma, mi sembra che ritorni spesso e ti faccio una domanda su questo punto, perché in effetti quello che si è notato è di una squadra che solitamente ci ha abituato, soprattutto in questa stagione, perché è giusto parlare di stagione in stagione, questa stagione ci ha abituato nei momenti delicati, nei momenti difficili, nei momenti finali, quelli in cui si decide un set, ad avere insomma il sangue freddo, la maturità, la personalità per portare dalla propria parte gli episodi. Invece in questo caso si è visto il contrario, una squadra che è un po' sparita e un po' mancata in quei momenti, perché al di là del secondo set in cui è stato insomma vinto con ampio margine da Macerata, il primo e il terzo siete arrivati punto a punto. Ci avete abituato spesso appunto a vincerli questi set, invece in questo caso ha avuto la meglio Macerata. Come te la spieghi questa cosa? Un po' di pressione, di ansia, di una squadra comunque molto giovane che magari ha patito questa finale più del dovuto? Guarda, io credo che, almeno da parte della società, non c'è stata nessuna pressione perché proprio se una cosa che io nella mia vita sportiva da dirigente non ho mai fatto è quella di mettere delle pressioni sul risultato perché ho giocato per tanti anni e so che serve a poco mettere pressione o quant'altro. Quindi eravamo sereni, tranquilli e beati. E non siamo riusciti a fare quello che, non so, il mercoledì prima contro Pinerolo, da una situazione completamente opposta, dove eravamo sotto, eccetera, eccetera, abbiamo tirato fuori le unghie e abbiamo tirato fuori il ragno dal buco, invece in questa situazione dove eravamo in una situazione migliore, più favorevole, non siamo riusciti. Non credo che ci sia una spiegazione razionale alla cosa, sono delle cose che la pallavolo è uno sport spettacolare, fantastico, che veramente basta un dettaglio, una situazione, una cosa fortuita. Cioè, non ultimo, voglio dire, sul 23 pari chiediamo un video Sì, check sì. per un'azione a nostro avviso fallosa, fanno il video check però sull'azione successiva, no? Per cui dico, infatti ci sono le proteste che sono scaturite da quella Certo. situazione, ma non voglio dire che per questo è No, no, colpa, no, per certo. carità. Chiarissimo. Però Se sono l'arbitro ha dettagli. sbagliato un pallone,
Certo, però i dettagli poi alla l'arbitro ha fine fanno la sbagliato un pallone, differenza. l'LPM ne ha sbagliati 10, per cui non è sicuramente l'arbitro questo che voglio No, dire, no, no, però voglio dire, certo. alle volte basta un dettaglio, una situazione, quel video check, noi lo volevamo verificare sulla situazione precedente dove con tutta la panchina, l'allenatore, il primo allenatore, il secondo allenatore, il team manager hanno visto una cosa che poi magari non c'era, per carità, non voglio dire, e loro ci fanno vedere il video check dell'azione successiva, no? Per cui Certo. dico, bastava magari gestire quella cosa diversamente o non gestirla, che magari il set finiva diversamente. Io non credo che devo trovare una colpa al fatto che non siamo riusciti a chiudere quel set. Credo che sia più una cosa su cui dobbiamo riflettere il fatto che non siamo partiti nel secondo, ma anche nel terzo col coltello fra i denti perché non c'era il ritorno di quella partita finiva quel giorno e quindi Certo. quel giorno dovevamo tirare fuori tutto e quello è il rammarico secondo me, le mie ragazze, le nostre ragazze delle PM devono essere più presuntuose e ragionare da chi è primo in classifica con 47 punti e quindi Certo, deve far chiarissimo. valere la legge del più forte, non che noi Chiarissimo. siamo i più forti, però mentalmente dovremmo In esserlo. quei momenti bisogna avere quella mentalità, assolutamente. Paolo, cosa hai detto, se le hai parlato, o, insomma, era troppa la delusione alle ragazze, hai avuto modo di parlarle, le hai detto qualcosa, immagino che ci fosse tantissima delusione anche da parte loro. Adesso siamo tutti in trasferta insieme perché il destino ha voluto che questo mercoledì facciamo il recupero con Vero. Macerata, per cui siamo di nuovo sul luogo del delitto. Io gli ho detto solo due cose, testa alta e sguardo fiero, perché il dolore di averla persa ce l'hanno senza che io gli spiego nulla, Certo. l'incazzatura di averla persa ce l'hanno senza che io gli spiego nulla. In quel momento, anche se facevo fatica a mandare giù la saliva, l'unica cosa che gli ho detto è testa alta, siamo qua e va bene così. Giustissimo, giustissimo. Paolo, torniamo sul discorso perché è importante. Tu l'hai accennato all'inizio, cioè si sottolinea il fatto che purtroppo avete vinto tre finali, però ci siete arrivati e insomma non penso che nella storia capiti una cosa del genere in 4 anni una squadra che arriva 3 volte in finale. Dovete lavorare un po' appunto sul lato finale, però insomma è un grande orgoglio, no? Come società essere arrivate fin lì. Avete fatto davvero una cosa enorme ed è da sottolineare davvero tanto. Sì, abbiamo fatto una cosa enorme, un po' incompiuta, perché sicuramente, sai, le promozioni vanno e vengono, c'è chi addirittura le compra, per cui invece le coppe non si comprano e non vanno e non vengono, rimangono per sempre. Vero. Per cui io ho un grande rammarico, ma c'è un rammarico per la società, per Mondovì, per tutti i tifosi, perché sicuramente più di tutti insieme alle ragazze la città si meriterebbe un riconoscimento di questo tipo, no? Perché poi alla fine l'orgoglio che abbiamo come società è quello di rappresentare Mondovì e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi e il fatto che non abbiamo portato la Coppa a casa è veramente un grande dispiacere per le ragazze perché hanno lavorato tanto per cercare di riuscirci. Anche a Macerata lavoravano per vincerla e non è Certo. che erano lì in gita, per cui sicuramente devo anche riconoscere la bravura dell'avversario che ha giocato una partita perfetta, forse anche per certi versi al di sopra delle Oltre, loro certo. aspettative, però bisogna fare anche un applauso a chi vince e riconoscere la sconfitta quando tocca a te. Assolutamente, parole davvero giuste e tra l'altro hai fatto bene anche a sottolineare che era una vittoria che probabilmente si meritavano più di altri tifosi perché davvero vi stanno sostenendo anche adesso in un momento in cui non possono entrare nei palazzetti da fuori, vediamo spesso le immagini, l'esultanza poi insieme ma separati da questa vetrata sono davvero, vi hanno salutati alla partenza, insomma davvero uno spettacolo sono. Ma insomma, avete modo di dargli comunque ancora tante soddisfazioni perché so che è difficile, ma adesso, e lo sapete meglio di noi, voi bisogna voltare pagina in frettissima perché l'hai detto tu, ironia del destino, andate di nuovo a giocare contro Macerata, ritrovate 3 giorni dopo Macerata perché adesso testa alla pool promozione, il campionato l'hai ricordato più volte con orgoglio, giustamente siete primi in questa
In questa classifica ricordiamo che la prima in classifica della pool promozione accede direttamente alla 1, quindi una cosa anche in questo caso davvero, davvero grandissima, un sogno che si potrebbe realizzare, che dovete inseguire. Si gioca già mercoledì perché è il recupero della giornata mentre voi eravate impegnati in Coppa Italia, che le altre, non tutte perché ci sono stati molti rinvii, però hanno disputato, quindi si gioca mercoledì a Macerata. Come si riparte, Paolo, dopo una batosta così? Quanto è complicato resettare? Oppure può essere proprio lo spunto per mettere in campo tutta la cattiveria e insomma, la voglia di riscatto? Ma sicuramente, visto che abbiamo una grande esperienza sul tema, perché di partite dopo sconfitte ne abbiamo giocate, la difficoltà è trasformare la rabbia in cattiveria agonistica, no? Nel senso, la delusione, più, non la rabbia, scusate, la delusione in una rabbia agonistica, Certo. nel senso che non è facile, perché poi il cervello umano non è così facilmente gestibile, se no nel mondo ci sarebbero molti meno problemi di quelli che ci sono. Per cui faremo di tutto per cercare di resettarci e di giocare la partita come possiamo giocarla. Poi ci sta di perderla perché di qua alla fine tutte le partite saranno Macerata, nel senso che saranno tutte complicate, saranno tutte difficili perché non è che gli altri sono nella pool promozione per caso anche loro, per Certo. cui ogni partita va giocata col coltello fra i denti, ogni partita va difesa fino all'ultimo punto, anche quando sei sotto di 2-0, anche quando sei 24-15, perché a pallavolo l'unico pallone importante è l'ultimo della partita, tutti gli altri non contano. Chi fa l'ultimo è l'unico pallone che conta, per cui credo che tutti insieme cercheremo di dare alle ragazze tutto il nostro sostegno possibile, ma starà a loro trovare le energie e la voglia di dimostrare che è stato un incidente, un brutto incidente, ma noi non siamo quelli che perdiamo 3-0 con Macerata, ma siamo di un'altra cosa. Poi Certo, vedrete anche mercoledì. perché insomma questo cammino nella pool promozione, questo sogno è davvero un bel sogno da inseguire, no? E avete tutte le carte in regola per arrivarci. Ma guarda, nel nostro palazzetto c'è un grandissimo striscione che solo chi vola, chi sogna può volare in alto, no? Parafrasando le mongolfiere di Mondovì. Noi sogniamo, poi se succede ci sarà un altro sogno da fare, se non succede continueremo a sognare quello, però noi giochiamo per vincere, ma anche gli altri anni giocavamo per vincere, anche Certo. quando non ci siamo riusciti, per cui chi fa lo sport a questo livello gioca per vincere. Poi siamo sempre stati, credo, molto sportivi nell'applaudire quelli che ci battevano, senza mai accampare scuse o quant'altro, quando qualcuno ci supererà e ci sono delle squadre anche più attrezzate di noi gli batteremo le mani, ma noi faremo di tutto per essere lì fino in fondo, fino all'ultima giornata e poi tireremo le somme. Certo, allora Paolo, naturalmente ci si deve leccare le ferite, come si dice in questo caso, e la delusione è tanta, però insomma penso che con questo concludiamo questo nostro collegamento. La vostra stagione finora, superata un po' questa grossissima delusione, e guardando poi avanti si possa definire assolutamente più che positiva, no? Assolutamente, noi siamo partiti assolutamente non tra i favoriti. I favoriti erano Pinerolo, Vallefoglia e Roma, dove nel roster hanno tanti giocatori di A1, tanti giocatori di A1. Noi non avevamo tutti questi favori del pronostico, per cui se oggi siamo qua a fare un po' così, a rivendicare la nostra posizione, lo dobbiamo fare con grandissimo orgoglio e fare un grandissimo applauso a tutti quelli che hanno concorso per raggiungere questo risultato. È un risultato parziale, per cui quello che conta è quello finale, però non è che contano gli ultimi 5 minuti della vita di una persona, conta tutta la vita in quello co cosa hai fatto. Poi gli ultimi 5 minuti sono forse quelli che rimangono impressi nella memoria di tutti, ma la strada che fai per arrivare a un obiettivo, secondo me, è importante. Assolutamente, noi vi auguriamo di avere ancora
tanta e radiosa strada in questa stagione e nel futuro. Naturalmente in questa stagione c'è questo rush finale davvero entusiasmante, un grossissimo in bocca al lupo Paolo a te, a tutta la squadra, la società per questo finale di stagione. Grazie ancora per il giorno dopo questa grande delusione essere venuto a parlarci di questa partita della stagione della LPM Banmondovi. Grazie a Paolo Borello, direttore sportivo della società Moregalese. Ringrazio voi, ringrazio tutti, aggiungo anche un ringraziamento a tutti coloro che hanno, the day after, speso messaggi di grande amore verso di noi e di grande stima, perché sono quelli che poi fanno molto piacere e danno la carica. Benissimo, grazie ancora a Paolo Borello, gli diamo ancora in finale questa notizia che magari non gli farà piacerissimo, ma martedì nel nostro spazio dedicato alla pallavolo, alla serata pallavolo, trasmetteremo di nuovo questa partita perché insomma al di là di come è andata è stato davvero un grande evento ed un orgoglio per una società cunese esserci, quindi vogliamo riproporvi questo spettacolo di Rimini domani, martedì alle 21, trasmetteremo la partita tra Macerata e Mondovì. Un saluto ancora a Paolo Borello che ringraziamo, manca poco al termine di questa puntata. Io insieme a tutta la redazione volevamo dedicare un ricordo a una collega, una giornalista che ci ha lasciato, che è scomparsa improvvisamente ieri domenica, Alessandra Witzel, una notizia tremenda che ha davvero sconvolto tutti. Alessandra era una giornalista, vice direttore della Bisalta, aveva iniziato anche come giornalista sportiva, era stata anche tra le protagoniste della favola del Cuneo Calcio femminile che aveva scalato diverse categorie per arrivare poi agli anni di Serie A insieme alla grande amica Eva Callipo, anche nostra amica a cui va un grosso abbraccio. Quindi una grande perdita, ci mancherà Alessandra, che era una bravissima giornalista e soprattutto era una persona per bene, sempre, mai una parola fuori posto, sempre disponibile. Quindi da parte nostra, di tutta la redazione di Telegranda, le più sentite condoglianze, un grande abbraccio alla famiglia e a tutti i cari. Si chiude qua questa puntata di Lunedì Sport, grazie naturalmente a voi che ci avete seguito, torniamo con la nostra trasmissione lunedì prossimo, buona serata.